Correva l'anno 2001. In Jugoslavia l'ex presidente Slobodan Milosevic viene incriminato per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. In Italia le elezioni politiche e amministrative sono vinte dalla Casa della Libertà. L'astronauta italiano Umberto Guidoni abbandona il pianeta a bordo dell'Endeavour. Il neoeletto presidente degli Stati Uniti George W. Bush dichiara guerra all'Afghanistan dopo che un attentato terroristico costrinse Raimi a rigirare il trailer di Spider-Man. Nel frattempo, i giocatori del Master Ben Robbins avevano cominciato a esplorare una landa selvaggia che, anche se non lo sapevano ancora, sarebbe presto diventata uno standard del gioco di ruolo sandbox. Quei giocatori erano arrivati nelle West March. Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. E come ogni anno siamo arrivati al consueto video di storia di fine stagione. E dato che questa stagione l'abbiamo passata principalmente a parlare di sandbox, quest'anno l'argomento del video di storia era praticamente obbligato. Questa settimana, infatti, torniamo all'inizio del terzo millennio per andare a parlare delle West Matches, che, almeno da quello che posso vedere dalle metriche del canale, immagino che per voi iscritti sia una sorta di spartiacque generazionale, perché circa metà di voi adesso staranno pensando: ah sì, quella roba nuova che hanno introdotto, e per l'altra metà è qualcosa che riguarda la storia antica del gioco di ruolo, perché è qualcosa che è successo prima che loro sapessero anche solo leggere, se non prima che alcuni di voi fossero nati. In entrambi i casi cercherò di spiegarmi al meglio possibile, quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere cosa sono le West March. Ben Robbins, che se il nome vi suona familiare è perché poi più avanti è diventato un designer ed ha pubblicato Microscope nel 2011, all'epoca era semplicemente un giovane master con un problema. Aveva un gruppo di gioco formato da fin troppi giocatori e lui aveva fin troppo poco tempo per stare dietro a tutti. Immagino che non sia poi così difficile immedesimarsi nella sua situazione. Si mise quindi a ragionare su come trovare un modo per rendere il gioco soddisfacente per tutti, nonostante sia lui come master sia i giocatori avessero limitate disponibilità di tempo per stare dietro al gioco. Robbins aveva un tavolo di una ventina di giocatori e il problema principale con così tanta gente era quello che era praticamente impossibile poter concordare un orario a cui tenere le sessioni che andasse bene a tutti. Semplicemente c'era troppa gente perché gli orari di tutti coincidessero. La sua idea fu quella di ribaltare del tutto il problema. Invece di essere lui a cercare di trovare un orario a cui tutti i giocatori potevano essere presenti, avrebbe diviso il gioco in una serie di micro sessioni e avrebbe giocato semplicemente con quelle poche persone che erano disponibili per quella specifica volta e avrebbe lasciato che fossero i giocatori stessi a organizzarsi di volta in volta su quando erano disponibili per potersi trovare a giocare. Questo però andava a generare un altro problema, perché se da parte dei giocatori poter giocare quando volevano loro con un piccolo gruppo di persone, quindi fare le cose più velocemente, era un vantaggio, per il master il tempo di lavoro aumentava esponenzialmente. Perché avrebbe voluto dire non solo che il master avrebbe dovuto generare materiale per molte più sessioni ogni settimana, ma che anche il preavviso che avrebbe avuto per quando la sessione si sarebbe tenuta era limitato di qualche giorno, a volte anche meno. Volete mandare un master in burnout? Perché è così che mandate un master in burnout. Per risolvere questo problema utilizzò due risorse, una molto vecchia e una molto nuova.
La prima fu quella di organizzare l'intera campagna come un enorme sandbox. Invece di focalizzarsi su una storia lineare, il classico railroad che i giocatori avrebbero avuto difficoltà a seguire perché non sarebbero stati presenti a ogni singola sessione e per cui il master avrebbe dovuto preparare di volta in volta sempre nuovo materiale in base a quello che era successo e gli sviluppi di trama, Robbins decise di buttare tutto sull'esplorazione e fornì ai giocatori una grossa mappa da esplorare, ma senza una storia continua alle sue spalle. L'intera campagna avrebbe riguardato l'esplorazione di una vasta zona di territorio su cui girano delle leggende, c'era un'antica mappa che è stata disegnata su un tavolo, ma poi è andato perso. Inserì vari elementi per innescare i giocatori e per fargli venire voglia di esplorare la zona, e poi gli diede appunto questa grossa mappa da esplorare e trovare l'ambiente che preferivano, la mappa delle titolari Marche Occidentali. Lo scopo dei giocatori sarebbe stato quello di sessione in sessione esplorare una nuova zona delle terre selvagge per scoprire quali misteri e quali incognite conteneva. Questo, come ogni sandbox, avrebbe significato molto lavoro iniziale da parte del master, perché la mappa avrebbe dovuto essere prodotta, sarebbe dovuto essere scelto il contenuto di ogni singola cella, tutto quello di cui abbiamo già parlato. Il vantaggio però è che una volta che il lavoro iniziale fosse stato finito, da quel punto in avanti il master avrebbe avuto pochissimo lavoro aggiuntivo da fare nel corso della campagna. Di volta in volta, semplicemente il master avrebbe semplicemente controllato prima della partita qual era la zona che i giocatori volevano esplorare, e si sarebbe limitato a portare al tavolo il materiale che era già stato preparato per quella zona. La seconda risorsa, anche se adesso a più di 20 anni di distanza non sembra più una nuova risorsa, fu che l'anno prima era uscita la terza edizione di Dungeons & Dragons. Se vi ricordate, vi ho fatto anche un video. E quella fu una rivoluzione nel modo di concepire i regolamenti, senza quale probabilmente non sarebbe stato neanche proprio possibile organizzare un gioco di quelle dimensioni con quel livello di approssimazione. Qui bisogna aprire una parentesi per i giocatori più giovani. I regolamenti precedenti alla terza edizione, sia che D&D sia di altri giochi di ruolo dello stesso periodo, avevano un concept di base molto diverso. Rappresentavano veramente più che altro delle linee guida per la gestione del master, ma lasciavano tantissimo proprio alla discrezione del master o alla discrezione del tavolo. Anche il fatto di poter o meno compiere azioni molto semplici ricadeva tutto sul giudizio arbitrario dei giocatori. Nella pratica, questo voleva dire che il master doveva scrivere gli incontri praticamente in base al tipo di giocatori che aveva specificatamente, e che poi durante la sessione doveva continuamente tenerne traccia e continuamente eseguire dei ruling praticamente per ogni azione di ogni giocatore. Inutile dire che in una campagna di queste proporzioni non solo sarebbe stato estremamente pesante e impegnativo per il master, ma anche dal lato dei giocatori avrebbe tolto molto di quel senso di libertà, anche tattica e strategica, che un sandbox avrebbe dovuto dare, perché praticamente in ogni combattimento sarebbero stati in balia della decisione del master. La rivoluzione portata dalla terza edizione fu appunto quella che conteneva, soprattutto per il combattimento, una serie di regole chiare e precise che permettevano ai giocatori di prendere le loro decisioni fondamentalmente in maniera del tutto autonoma rispetto al master, che avrebbe potuto limitarsi a piazzare
le pedine sul tavolo e poi i giocatori avrebbero potuto fare tutte le loro valutazioni semplicemente guardando la mappa e contando le caselle. Il master avrebbe dovuto solo intervenire in quei rari casi in cui effettivamente i giocatori cercavano di fare qualcosa che non era affatto coperto dalle regole. In più, l'introduzione del concetto di grado di sfida e della progressione molto più lineare per tutti i personaggi permette al master di poter preparare molto materiale generico senza il rischio che risulti poi sbilanciato perché il gruppo non è quello per cui era stato pensato. In pratica, utilizzando questi due strumenti, il sandbox e le regole della terza edizione, Robbins avrebbe potuto creare una campagna enorme, ma che una volta finito il lavoro iniziale, che ripeto è particolarmente impegnativo per qualcosa del genere, ma una volta finito quello, la campagna una volta partita può andare avanti per lunghissimo tempo, se non letteralmente per un tempo infinito, senza che ci sia bisogno di particolare impegno quotidiano da parte del master per la sua gestione. Ovviamente tutto questo avrebbe spostato moltissima della responsabilità per la buona riuscita della campagna dal master direttamente ai giocatori, ma allo stesso tempo avrebbe garantito a quegli stessi giocatori una libertà d'azione all'interno del mondo di gioco praticamente senza paralleli con nessun altro tipo di gestione. La cosa comunque funzionò, la campagna durò fino al 2003 e alla fine presero parte diverse dozzine dei giocatori. Robbins ne fu così entusiasta che nel 2005 scrisse una serie di articoli in cui andava a spiegare nel dettaglio quali erano state le sue scelte di organizzazione della campagna nel caso qualcuno volesse provare a replicarla. Vi lascio il link agli articoli sotto in descrizione. Furono proprio quegli articoli a rendere noto questo sistema a livello mondiale e più che altro furono quelli che fecero in modo che il nome West Marches diventasse un sinonimo proprio con questo tipo di gestione della campagna. Fu in quegli articoli che vennero codificate le tre regole fondamentali per replicare un sistema West Marches. La prima, non ci sono date regolari, ogni sessione è programmata dai giocatori al volo. La seconda, non ci sono parti regolari, ogni partita aveva giocatori diversi estratti da un pool di un circa 10-14 persone. 3. Non c'è una trama regolare. I giocatori decidevano dove andare e cosa fare. Non c'era un tema generale, solo un ambiente di gioco condiviso. Una parte fondamentale delle West Marches originali era la possibilità per i giocatori di poter interagire tra di loro anche al di fuori delle sessioni regolari al tavolo. Nel caso ne vogliate organizzare una, ricordatevi che questa capacità di interagire al di fuori delle sessioni non solo deve essere possibile per i giocatori, ma anzi devono essere incoraggiati a scambiarsi informazioni su quello che ognuno di loro ha fatto nei singoli episodi in cui ha partecipato. Il party che è andato a esplorare la grotta a nord potrebbe aver trovato un indizio che serve a risolvere un enigma che si trova nel castello a sud. Quindi quell'indizio magari per loro è del tutto inutile, ma sarà fondamentale per l'altro party, quello che andrà poi a esplorare il castello a sud. Ma anche solo un party potrebbe aver esplorato una zona, essere stato costretto a ritirarsi perché la zona era troppo difficile, i nemici erano con un grado di sfida troppo alto o si sono trovati davanti a qualche ostacolo che loro non potevano superare, ma le informazioni che loro hanno raccolto con questa loro esplorazione preventiva potrebbero essere fondamentali per un altro party che ritornerà in quella zona cercando di completare l'esplorazione. Oltre alla funzione pratica di condividere le informazioni, tutto questo serve per fare in modo che i giocatori non rimangano legati solamente al piccolo gruppo di persone con cui magari giocano più frequentemente, ma che si sentano una parte attiva nell'intera esplorazione della mappa e che possano stabilire dei rapporti anche con
personaggi e soprattutto giocatori con cui però magari non hanno mai avuto la possibilità di giocare al tavolo contemporaneamente. In più, se i giocatori creano un blob di informazioni a cui tutti gli altri possono accedere, questo permette anche ai giocatori che magari possono essere attivi meno frequentemente, proprio che partecipano a meno sessioni, comunque di contribuire. Se ogni gruppo scopre un indizio, lo scrive da qualche parte, anche un giocatore che non partecipa a nessuna sessione potrebbe mettere insieme quegli indizi e risolvere l'enigma per tutti gli altri. Nelle West March originali questo era fatto tramite una mailing list che tipo era prima di Forum Free, che era una roba... Ok, guardate, se siete troppo giovani per sapere cos'è una mailing list è troppo lungo da spiegare, tornate ad ascoltare la trap su TikTok o quello che fate. Nelle sue incarnazioni più moderne invece normalmente viene usato o un server Discord, o magari viene creato un gruppo Facebook apposta, ma in realtà quale sia il metodo che i giocatori usano per comunicare tra di loro non è importante. La parte fondamentale è che questo metodo ci sia e che loro abbiano la possibilità di comunicare. Diciamo che per questo video è tutto, e con questo video chiudiamo anche la sesta stagione del Master Kae, anche perché comincia a fare davvero troppo caldo per registrare. Come ogni anno, durante il mese di agosto torna la mia rubrica estiva sul modellismo, la serie regolare del canale invece ritorna da settembre, in cui andremo ancora avanti a parlare di sandbox, perché l'argomento è molto più vasto di quello che si poteva gestire in una singola stagione. Nel caso, comunque, io non vado in ferie, quindi se volete contattarmi potete usare l'area dei commenti qui sotto, se no in descrizione del video trovate i link al server di Discord, al gruppo di Telegram, su cui trovate anche il resto della community del Master Kae, se volete passare l'estate con gente bizzarra. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nella prossima stagione.